Cosa ne pensate di arte presa in giro? Madonna santa, questa è una intervista. Non lo so. Non mi chiedere oggi. Prima dico che è bella, poi la vedo e poi vedo che spegni la camera. Mi sono emozionato, adesso sarà difficile gestire il dopo. Anche perché credo sia una comicità diversa poi. Cioè. Pasquale è un comicità. Come a far che? Nella mia anche megalomane che sono, vorrei che questo 1 maggio diventasse un altro 1 maggio rispetto a tante cose, un altro ancora dove non si paga la SIAE. Carotti coglioni la SIAE, diciamo, siete d'accordo con noi? Gli artisti, allora qua mi avevano chiesto 140 euro per solo la musica, più gli altri soldi per... poi però... riunione di condominio. Non avevo capito. Ecco, siamo nella riunione di condominio, adesso voteremo per l'assemblea e succederà cosa? Diciamo, comicità, musica, cantante d'opera, una presentazione breve di Isadorelli che ti parlerà delle cartomante, e poi cosa volevo dire? Perciò aperto a tutti, senza la SIAE, chi vuole salire su questo palco può fare una scaletta perché siamo in pochi, se qualcuno ha veramente qualcosa da dire la dica pure. Sì, scendi. Per esempio le etichette, no? Io voglio denunciare chi fa le etichette, perché mi hanno fatto le etichettose io. Quando compro una maglietta, così, vado in giro così, poi la taglio tutta la maglietta e la butto via. Scusa. Ma servono le chiavi della... ecco, di arte presa in giro, della arte presa in giro. Perché devono prendere una... Non è che mi vogliono rapinare la mano. Grazie. Pasqualino. Io dico due incardinate giusto per introdurre. Siccome lui... I just say hit the road, Jack. Why don't you come back no more, no more, no more, no more? Hit the road, Jack. Why don't you come back no more? Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io per vedere come stanno le bestie feroci. E pegare aiuto, aiuto e scappate un leone. Per vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Hit the road, Jack. Una canzone felice, si intitola La canzone della morte. Ah, che piacere. La morte possedere, averla tra le cosce, scaccerei mille angosce. Scusi, signorina. Via Filangieri il 2 c'è il carcere di San Vittore di Milano. Ricordi? Rammento qua. Serummi e il Filiteri. Perché? Altro che quell'altro pirla che va in giro. Ma sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che c'è un'infermiera che va a casa di mia mamma a fare la badante da mia mamma, che però lavora anche in ospedale e lavora proprio lì dove arriva lui a fare i suoi servizi. No, è arrivato l'altro giorno. No.
No, no, riprendila. Cerco un amore, magari anche un po' usato. Scusi signorina, ne avrebbe? No, perché sai il mio, io l'ho dimenticato. Cerco un amore anche di modernariato. Il mio l'ho perso. Con Gianluca De Angelis e Silvio Cavallo. Questo è un germano orientale. Il germano, vediamo che meraviglia. Hai visto? Ha caspirato via. No, no, bello. Artisti migliori della zona. Guanti. Pollici. Bisturi. Tamponare. Guarda la pressione sanguigna. Regolare. Controllo del cuore. 120 regolare. Tamponare ancora. Passami il pistolo. Ma c'è che c'hai i soldi? Mannaccia morto, ma tu non li tieni sti soldi? Ma c'è che c'hai i soldi? Mannaccia morto, ma tocca a te, eh? Ma c'è che c'hai i soldi? Mannaccia morto, ombriaca, sti soldi non li tieni, Pasca! Ma c'è che c'hai i soldi? Ma che? I soldi, che i soldi! Più fatelo sentire, cioè cos'è sta roba qua? Perché io non ero di Scaldasole, io non ero ancora nata quando l'hanno cominciato a far cabaret. Chi è che l'ha detto? Comunque, ho conosciuto Pasqualino a Rozzano. Non era previsto. No, no, è vero, non abbiamo è. Abbiamo scritto è... tutto lo spettacolo, tu adesso arrivi. No, 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 è vero, io ho conosciuto lui a Rozzano, dove abito, dove sono nata. Oggi no, oggi c'è qualcuno che si becca un tumore, viene curato e poi se ne becca un altro, poi può avere un altro ancora. Forse nel futuro. Cazzo mare, ma purtroppo forse il tumore non sarà uno, ma saranno i miei tumori. Poi il gioco era i miei tumori. Oh, che bello! Il primo maggio! Grazie per averci lavoratori! Divertente! Guarda! No. Per preso in giro ed è nata. Cosa ne pensate? Di arte presa in giro, non l'avete neanche cagata, non siete entrati nella rigateria. Qualcuno è entrato. Tu fai fare il pezzo America. No, ma interessante arte presa in giro, tumore, cioè questa bella. L'amore a lieto fine, cioè il cuore, che bello, no? E, certo, io non sono Demi Moore. Ve ne eravate accorti, no? Molto meglio, perché ero psicologo proprio questo. Sai come prendere la parte giusta mia, no? Mio marito non è Patrick Swayze, se no io col cazzo ero qua a fare lo spettacolo stasera. Comunque, a parte questo, io dentro di me penso, voglio anche immedesimarmi nel film, ok? Voglio anche pensare a tutto questo, ma dentro di me dico, ma io sono alle 4 del mattino, ai cazzi miei per la testa, cosa mi metto a fare? I vasi. Ah! Sveglio tutto il vicinato, capito? It's a fake, no. It's a reality distortion. Reality distortion. No, it's a fake, no. It's true. It's a reality distortion. Maria Annassunta Mustela Sarnataro, 37 anni, 3 figli a carico, e siccome io ci avrebbe proprio bisogno di questo lavoro, vi prego a prendermi a fare il menù mattina. Dopo 2 settimane ero responsabile di tutto il personale e decidevo io quante arance mettere nello spremi agrumi. No. No.
era questo il mio destino. Il mio destino l'ho scoperto da un anno a questa parte e mi fa molto piacere dirvelo che io faccio le salamelle in fiera. Sono io. Le salamelle? Questo è ketchup. E lui spesso quando lo vai a trovare sotto lì all'infermeria ti fa punture strane. No, vabbè, abbiamo portato con me un sacco di robe elettroniche, tecnologiche, chiavette, amplificatori. Invece ho la chitarra di Orazio che è bellissima. Forse i miei calli risalgono all'età tenera, però. Basilico. Dormi figlia e fai lavoro. Dormi figlia e fai lavoro. Figlia, lo sangue è passato, e la bezza mi ha domandato, mi uccidissi la bezza dormì. Pasqualino, puoi tradurre dopo. Lo sole è già spuntato dal mare e voi, bigiuzza mia, dormite ancora. Si capisce, dai. La gente sono stanchi di cantare. Guardano i muri. Va bene? Ma che entusiasmo che è partito, proprio tutti in piedi si sono andati. Dai, con questo entusiasmo qua, dai, tutti insieme. I canguri che saltano i muri, voi, e i pesci che mangiano i pesci, e la capra non mangia il pesce, l'erba preferisce. Ok, dopo che può veneziano. Che mangiano i pesci, e la capra non mangi il pesce, l'erba preferisce voi, il maiale. Dimenticare, non fare il maiale così, fai il maiale così per favore. Il maiale diventa salame e non gli piace, non mangia salumi. Dai, il maiale diventa salame e non gli piace, non mangia salumi. Capra, l'erba preferisce, il maiale non indicare, diventa salame e non gli piace, non mangia salumi. E il topo mangia il gatto, preferisce il formaggio, che è fatto di latte, che l'ha fatto la lupa, che l'ha fatto la mucca, la pecora o la capra, ma anche l'asina. Che è qua Snavur? Che fa? L'asina che fa? Io! 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 Dai, è finita! Ho brugliato tutto! Bellissima! Per questo, non, neanche, non le faccio mill'anco di averle fatte. Ho scritto tre romanzi. Come le che fa capì la Tomie? Se ti te parlet, quanche te sei Andrea fan dall'arnes. Questa la capiscono tutti. Qui ho cambiato Kiss Me I Love You, ma è una strozza. Qui il pubblico di solito inizia a battere le mani a tempo, per favore. Qua, no, no, Italia. Ok, non ce la fate. Bravo! Oh, uno strumento particolare, via. E ognuno liberi, potete fare anche la 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 la. Siete pronti? A mio tre? Siete pronti? A mio tre, eh? Mi raccomando, eh? Tenete la tensione, state per partire con una solo. Al mio tre! Tre! Al mio tre! Non vado a cagliare, non. Oh yeah!
mezzo sordo. Gli ho detto fammi uno scorpione sulla spalla. Mi ha fatto uno scarpone. Gli ho detto fammi sulla schiena una spalla in sasso. E io sono il capo. E quando parlo io tutti si zittiscono e mi guardano. E quando si sente un rumore co... No. Ah, vuoi venire a cena a casa mia? Mi devi parlare, sì, va bene, aia. Allora vieni. Sì, ok, ah. E lei fa, oh, coi, yes. Cipolla, Lei sta per svenire, tu la prendi. Prima di cena fa digerire la grappa. E vai, allora. Tu fai sempre parte della mia... Dopodiché, domani mattina, faccio colazione assieme a te perché adoro i tuoi plum cake. E poi... verso la scena, poi salti sul letto, scendi dal letto, salti sull'armadio, scendi dall'armadio, ti spacchi la faccia contro il... Sì. Ma vieni qua! Ma bella Walter! Ma che felicità! Ma ti ha detto di sì! Ma allora siete tornati insieme! Sì, 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 ma sì. No, non lo so, lei è venuto il carrello in mano io e dico, cosa vuoi cara? Cosa vuoi cara? È un coglione, sempre insieme. Sto male!